e mi sembra veramente straordinario la presenza di un personaggio come il signor Longe, che è praticamente non solo un pezzo della nostra storia, ma un pezzo della storia. E volevo ringraziare e dare il benvenuto alla scuola di Pesaro, alla famiglia di Pesaro, che ha avuto contatti, che poi verranno spiegati da loro direttamente meglio di me, con Michele Cayemed, e quindi ha voluto essere presente in questa straordinaria occasione. Davvero grazie, grazie per questo bel regalo che ci avete offerto e che noi abbiamo accolto con grande favore. E per noi è davvero una grande opportunità essere qui, e il mio ringraziamento ovviamente non è soltanto personale, ma è a nome della scuola tutta, dei nostri docenti, dei colleghi e soprattutto del nostro dirigente scolastico, il professor Roberto Risotti, che non ha potuto essere qui questa mattina per impegni inderogabili, ma che ha sostenuto questo viaggio e lo ha fatto anche economicamente, mettendo a disposizione dei ragazzi un fondo per aiutarli nel seguire la scrittura per questo incontro. I nostri ragazzi hanno voluto ampliare la foresta in onore del cardinale Martini. Grazie, buongiorno. Sarò brevissimo perché il protagonista oggi è Giorgio Longe. Avete di fronte a voi, ragazzi, non solo un testimone, uno degli ultimi testimoni della Seconda Guerra Mondiale, ma anche un protagonista, attore di primo piano. Un uomo nato nel 1910, che quindi ricorda, anche se era bambino, gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale, quando per 4 anni non poteva vedere suo padre che era al fronte. Un uomo che nella Seconda Guerra Mondiale, vi racconto queste cose molto brevemente perché dovete sapere chi ha i vetri di fronte, nella Seconda Guerra Mondiale all'inizio venne fatto prigioniero come soldato francese e portato in un campo di prigionia in Baviera, in Germania, e qui comincia la sua straordinaria avventura di uomo, come vi è stato detto prima, che di fronte alle difficoltà trova sempre la via per uscirne. Era prigioniero in un campo tedesco e col cugino, il celeberrimo Mimo Marcel Marceau, quando seppe che la moglie stava raccogliendo dei bambini ebrei in un castello nel centro della Francia, disse appunto al cugino: dobbiamo andare a aiutare la moglie. Detto fatto, scappano dal campo di prigionia, attraversano la Germania, entrano in Francia e incomincia la sua prima avventura di uomo che ha salvato quasi 500 bambini ebrei, facendoli passare in Svizzera, grazie, come vi dirà, all'aiuto fondamentale dei militari italiani che occupavano la parte sud-orientale della Francia, italiani che, alleati dei tedeschi, tuttavia, grazie al capitano, adesso ve lo racconterà lui, lo hanno favorito. Alla sua sinistra vedete il figlio, uno dei suoi due figli, Daniel, che è stato, insieme al fratellino della moglie, l'ultima persona che ha salvato. Ma fra le altre cose, lui a un certo punto ha ricevuto anche la proposta di creare il primo liceo ebraico di Parigi, e anche di fronte a questo incarico inatteso per lui, lui non ha fatto passo indietro, e questo è tuttora un liceo ebraico, l'unico liceo ebraico di Parigi. Come vi diceva entrando qua, questo è il suo ambiente naturale. Quindi ho voluto raccontarvi brevissimamente la storia di questo personaggio fantastico che per la terza volta in meno di un anno ha preso l'aereo da Parigi e è venuto per
pour sa cathédrale. Et moi, juif ardent, je suis né à côté de la cathédrale et je l'ai aimé parce qu'elle est très belle. Il y a une flèche qui monte à 150 mètres dans l'air. Mais j'étais juif. Et juif ardent. Et je suis resté juif ardent et fier jusqu'aujourd'hui. Je suis heureux et fier d'être ici avec vous et je me dois à Emmanuel Amar qui m'a déjà invité à Turin, qui m'a invité à Rome et qui m'a touché. Come prigioniero militare, cosa che gli ebrei italiani in età di essere militari al tempo della seconda guerra mondiale non sono stati richiamati perché indegni di partecipare all'esercito italiano, così come è stato mio padre che era capitano e che si è visto rimandare indietro i suoi documenti dell'esercito italiano. Quindi è una situazione che secondo me va spiegata ai ragazzi, che questo non era un campo di sterminio, era un campo militare e il Signore era lì in quanto militare, perché se fosse stato lì come ebreo non avrebbe ricevuto né pacchi né lettere né anche forse la possibilità di fuggire. È molto interessante questa storia, ma ognuno ha una sua storia e non vanno tutte pensate che un prigioniero ebreo potesse ricevere posta e pacchi. Questo era solo perché era come militare. Infatti, questo è dei diavoli intorno. Perché infatti quando dopo la guerra l'inferno era sempre diventata molto, cioè mi aveva affascinato più degli altri canti sicuramente, perché c'erano delle osservazioni sui diavoli che io conoscevo molto più di quella dei dannati, della cattiveria con cui insistevano su quelli che già erano all'inferno, facevano ancora un'altra servizia maggiore. E si vede che io ho trovato la via per uscire e andare almeno nel purgatorio. Thank you.